bisogno. Allora, buongiorno Riccardo Di Gasparo, buona domenica a tutti, o buon lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, quando guarderete questo video, magari su YouTube, magari su Facebook, magari su una nuova piattaforma internazionale di comunicazione social, chi lo sa, boh, non lo so. Comunque, buongiorno a tutti, io intanto qui mi... no, anzi, lascio sottofondo, va. Io comunque il sottofondo lo lascio. Che è sta roba? Bake Off, Bake Off Italia. Che figata di programma è Bake Off Italia? Io l'ho sempre sottovalutato. C'è una figata pazzesca. Un programma veramente incredibile. Allora, buongiorno a tutti. Analytics mi dice che ci sono una quindicina di persone in questo momento sul blog. Stiamo crescendo un botto, ragazzi, come community. C'è tanto da prendersi, bella roba veramente, sono soddisfattissimo di tutto, il blog è sempre più numero uno al mondo, ragazzi, incredibile ma vero, tutti quelli che mi hanno preso in giro tra l'altro, dall'inizio me li ricordo ancora, quando scrissi su Facebook tipo un post, non lo so, uno dei miei soliti post di automotivazione, adesso conquisto il mondo, faccio di qua e di là, molti mi presero in giro all'inizio, invece adesso qualcuno mi chiede pure la collaborazione, qualcuno, ovviamente vi attaccate, però vabbè dai, piccole cosettine nel frattempo che entrate, fatemi mettere anche su Facebook qui che mi controllo. Voi come state? Che state combinando questa domenica? Oggi parliamo di mentori, quanti mentori bisogna avere all'inizio. Ho delle cose molto importanti da dirvi, quindi possibilmente taggate i vostri. Il mio tema lo sono preso? Poi alla fine... Mi sa di no, lì ne vedo un po', aspettate un attimo. Quanti mentori dovete... quanti mentori è giusto avere all'inizio, chi sono questi mentori, parliamo di un argomento veramente interessante oggi, quindi vedete di taggare i vostri, non fate i tirchi, ok, che vi tenete tutte le informazioni per voi, condividetele, fate un po' di share, non fate i tirchi e fate tutto quello che sapete, ok. Allora, fatemi andare un attimo anche sulla fanpage, nel frattempo mi controllo, sì, 2 minuti e 46, sto diventando proprio disciplinato, entro i 2 minuti e mezzo inizio. Dai, dammi la diretta così iniziamo. Eccola qua. Allora, così mi tengo d'occhio pure il tempo. Quanti e quali mentori devo avere all'inizio? Questa è una domanda da 4 milioni e mezzo di dollari in teoria. Perché, ciao Antonella, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Annalisa, ciao Daniela, ciao Kate, ciao a tutti. Allora, questa è una domanda molto importante ed è un problema per tantissimi distributori che all'inizio nell'industria del network marketing non sanno a chi rivolgersi, non sanno come portare avanti il loro business, non sanno veramente cosa devono fare all'atto pratico, quindi quali persone seguire, quali no, e tutte queste cose qua. Proprio per questo Riccardo Di Gasparo sta facendo questa diretta, per aiutare queste persone ad avere un po' più di chiarezza in testa, perché se seguite i mentori sbagliati, e questo può essere veramente un problema molto grave, se seguite i mentori sbagliati nell'industria del network marketing e non solo, fate la fine di coppe quando regna bastoni, cioè in gioco c'è la vostra vita, io ve lo dico sempre, non giocate col network, non fate le cose così tanto per farle o vabbè adesso provo, voi dovete affidarvi alle persone giuste all'inizio, perché comunque se fate tutto da soli capite bene che non andate da nessuna parte. Quindi se questo è vero, che dovete affidarvi alle persone giuste, provate ad immaginare le conseguenze che ci possono essere nell'affidarsi alla persona sbagliata. Molti di voi potranno confermare questa cosa che sto dicendo, magari hanno conosciuto qualcuno che si è affidato
a una persona sbagliata e ha fatto una finaccia. Quindi è molto importante scegliersi un mentore all'inizio. Io in realtà ve ne consiglio adesso tre, che ne parliamo tra poco. Perché ve ne consiglio tre? Perché ogni mentore deve avere il suo tassello. A volte, quando scegliete il mentore giusto che vi ispira sul metodo, magari quel mentore che vi ispira sul metodo non è il mentore giusto che vi serve per ispirarvi, per darvi motivazione. A volte, un mentore che per voi è quello, supremo non fa tutte le cose che non ha tutti gli ingredienti che vi servono per creare la vostra torta di successo spettacolare, tanto per rimanere in tema Bake Off Italia. Ok, quindi fate attenzione alla glassa, fate a tutte queste robe qui. Cioè, dovete fare molta attenzione a sceglierveli giusti, a scegliervi quelli giusti, ok? Perché ho visto tantissime persone che hanno fatto veramente una finaccia, perché poi parlano male del network, parlano male del sistema, parlano male del business, e la cosa più brutta è che perdono fiducia in loro stessi, perdono fiducia nei confronti del business, del sistema, e quindi queste persone vengono praticamente distrutte e ritornano a fare la vita che facevano prima. Questo, signori miei, non è che è necessariamente negativo, perché su questo mondo non è che possiamo fare tutti gli imprenditori. Abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di avvocati, abbiamo bisogno di pasticceri, abbiamo bisogno di casalinga, abbiamo bisogno di... Cioè, ok? Però capite bene, insomma, che il discorso è molto importante. Roberto, Ricky, vogliamo subito un tuo libro. Ciao Roberto, buongiorno. In realtà il libro ce l'avevo già pronto perché ci ho lavorato da... dovevo uscire già 5 anni fa, in realtà, però poi per cose mie private, strategiche di qua e di là, studi anche, ho deciso di non uscire più. Sono tentato a dirvi anche il titolo, però non vorrei che poi magari, non lo so, non mi convince molto questa cosa, perché dovete sapere che di Gasparro, quello di cui no, che molti mi tirano le cose dietro, le Madonne dietro, ma guarda quello che atteggiamento che ha, ma di Gasparro bastardo, di Gasparro è un fake, di qua e di là. Intanto questi vengono a studiare tutti i giorni sul blog a rubarsi le mie informazioni e si guardano anche le mie dirette in differita poi dopo, quindi se parlo troppo non è proprio così positivo. Anche se mi sarebbe piaciuto dire il titolo perché è una figata pazzesca, però. Buongiorno dal trekking più bello. Stai facendo trekking, Antonella, stamattina? Avete agganciato il discorso, quindi fate attenzione al mentore che scegliete. Allora, dovete avere tre mentori. Se poi avete delle domande, avete avuto esperienze brutte o positive, condividetele, facciamo sempre brainstorming insieme, un po' di alleanza di cervelli. Tra l'altro, le domande che fate possono essere utili anche agli altri che seguono, quindi cerchiamo sempre di collaborare in questo senso. Io ve lo consiglio. Tra l'altro, se mi fate le domande giuste, vi do anche posso darvi anche delle risposte d'oro gratis. Così, insomma, non vi voglio dare troppi suggerimenti, sennò poi va allargate. Però, se mi fate le domande giuste, io poi rispondo. Ok. Allora, dovete avere tre mentori. Il primo, allora, perché innanzitutto tre mentori? Ve l'ho spiegato, perché un mentore è probabile che non ricopra che non abbia tutti gli ingredienti, giusti. È meglio averne tre, perché il vostro cervello con tre mentori diversi cresce molto più velocemente e eliminate il rischio di sbagliare. Perché se magari uno di questi tre mentori è una pippa, ok, ve la butto lì così, avete comunque due mentori di scorta. Per questo è rischioso, soprattutto all'inizio, spingersi soltanto su un lato. Io sono cambiato molto negli ultimi tempi da questo punto di vista. Perché magari se non avete la capacità di scegliere nel modo intelligente, che non sapete scegliere bene, scegliete quello sbagliato, vi siete tagliati le gambe. Quindi per questo tre mentori. Ok, è molto importante. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao a tutti. Allora, il primo mentore, io intanto mi controllo pure qui se Facebook esplode. Il primo mentore
deve ispirarvi, deve crearvi ispirazione e motivazione nell'immediato. Fate attenzione alle cose che vi sto dicendo, perché sta roba qui è importante, vi salva una carriera intera, sta roba che vi dico io, ok? Che sono, tra l'altro, sono vere e proprie consulenze a volte queste live, vabbè, ok? Dovete avere tre mentori. Il primo sulla motivazione, ciao Chiara, buongiorno, e sull'ispirazione, avete capito? Devono motivarvi e ispirarvi queste persone nell'immediato. Ovviamente sceglietevene una, cioè la persona che quando la guardate, quando la ascoltate, porca vacca, vi tira fuori la roba di voler zannare sto mondo, di volerlo prendere a tutti i costi, di voler spaccare tutto. Cioè, deve essere uno che dici, porca vacca, ogni volta che lo guardo, che lo leggo, mi si incendia il cervello. Voi avete bisogno di questo all'inizio, soprattutto all'inizio e poi anche durante il percorso, però soprattutto nei primi anni di network, voi avete bisogno di questa roba qui. Deve essere benzina fresca che arriva nelle vene nell'immediato, deve scorrere nelle vostre vene il sangue della motivazione e dell'ispirazione immediata. Perché soprattutto nei primi anni fate up and down come se niente, come bere tè, cioè. E quindi è importante che, se non siete forti psicologicamente, quando andate down, vi sentite male, andate un po' in depressione, siete un po' Madonna che palle, mi va tutto male, dovete avere quella persona che quando la guardate vi incendia il cervello e vi riprendete immediatamente. Questa è la prima tipologia di mentore che dovete avere per forza: motivazione e ispirazione. Motivazione e ispirazione. Qual è il vostro mentore che vi ispira, che vi motiva istantaneamente appena lo guardate, appena ci entrate in contatto, se avete la possibilità di entrarci in contatto? Non serve che me lo scrivete qui tra i commenti, pensate, riflettete un attimo tra voi e voi. Ce l'avete nei vostri cassetti un mentore che vi ispira e vi motiva? Cioè, la motivazione è motivazione, cioè la persona che vi motiva ad agire, a muovervi immediatamente, nell'immediato. Ispirazione, che siete proprio, porca vacca, volete spaccare tutto, assolutamente, perché anche io posso farlo, anche io ci credo al 100%, anche io sono questa tipologia di persona, posso farcela al 100%. Voi chi avete come mentore che vi ispira e che vi motiva non appena entrate in contatto? Perché sta roba qui è importante. Dovete sapere che soprattutto tra i più piccoli, gli esseri umani in generale, tra i più piccoli, ci sono sempre gli idoli, no? Che i bambini, qualche bambine o bambini che vogliono seguire, vogliono diventare, a volte sono nella Walt Disney, nella, che ne so, nella Marvel, Iron Man, Superman, di qua e di là. I bambini ce l'hanno molto, questi idoli di qua e di là. Voi dovete essere un po' come i bambini. Lo so che quando diventiamo grandi ci fanno passare la voglia di essere bambini, però ragazzi, non vi dico che dovete essere dei mocciosi a 30 anni o 40 anni, capitemi bene, ma da questo punto di vista dovete avere la voglia di trovare questo mentore, questa ispirazione, come fanno i bambini. Ciao Alessandro, buongiorno. Questo è molto, molto, molto importante nel vostro percorso. Tutto chiaro? Qui su Facebook vedo che funziona tutto, non c'è problema. Seconda tipologia di mentore. L'altro mentore che dovete avere è il mentore che vi regala una visione spettacolare sul futuro, su quello che volete diventare, o comunque che veramente vi aiuta a guardare il futuro con un occhio completamente diverso, vi aiuta ad avere una visione spettacolare di tutto quello che accadrà da lì a 2 anni, 3 anni, 5 anni, in base a quanto avete impostato i vostri obiettivi. Avete agganciato? Questo è molto importante, la visione. La visione è una forza molto, molto particolare, che va gestita.
Non è un discorso semplice, ma tu hai la visione del tuo futuro, di quel molti dicono sì, ce l'ho, io tra 5 anni, beh, più o meno mi ci vedo così di qua e di là, ma in realtà sono tutti titubanti, stanno lì con dubbi di qua e di là. Voi avete una visione chiara di quello che volete essere o diventare proprio a 360 gradi da qui a 5 anni? Fidatevi che questi ragionamenti sono ragionamenti molto importanti. Voi chi volete essere? Chi volete essere da qui a 5 anni? Che persona volete diventare? È molto importante. Che visione avete del vostro futuro? È molto importante. Se la risposta è oddio, boh, non lo so, un po' tentenno, ma oddio, sta roba qui. Però siete un po' che state lì a metà, dovete trovarvi un mentore che vi aiuta a stimolare questa visione su voi stessi, sul vostro futuro. Magari fatevi aiutare dal suo stile di vita. Che cavolo ne so, dai soldi che ha in banca, dalle macchine che possiede, dalle case che possiede, dalla beneficenza che fa, da come ha costruito la sua famiglia. Che cavolo ne so, però dovete avere questa visione nella testa. Nel network marketing ci sono i visionary officer. Fateci caso, nelle aziende di network marketing ci sono proprio ruoli manageriali che si chiamano proprio, è scritto CHIEF, visionary officer. Ci sono proprio questi ruoli perché le persone hanno bisogno di avere una visione sul loro futuro. Ricordatevelo sempre che se voi non avete una visione chiara sul vostro futuro, se voi e i vostri collaboratori non avete una visione chiara sul vostro futuro, gira e rigira ritornerete a fare quello che facevate prima, quello che avete sempre fatto. Quindi prima o poi mollerete, abbandonerete il percorso di network marketing, il percorso dell'imprenditoria, il percorso della libertà finanziaria e ritornerete a fare quello che farete prima, quello che facevate prima, ho sbagliato, quello che facevate prima. Ritornerete a fare quello. Le persone che non hanno una visione si perderanno al 100% per strada. Dovete pensare al futuro, cioè dovete smetterla di avere questo pensiero un po' italiota, di pensare alla giornata. Vabbè, tiriamo avanti, che in Italia ci sono tutti questi detti negativi, assurdi per la psicologia proprio. Tiriamo avanti, come va? Tiriamo avanti, campiamo, cerchiamo di vivere al nostro meglio, vediamo un po' come cavolo, che cavolo fare, vediamo un po', non lo so. Rimangono tutti un po' così, nel nulla. È sbagliato, non va assolutamente fatto. Cioè, questo è un errore mortale per la vostra crescita, il vostro futuro e di conseguenza il vostro business e la vostra famiglia, i vostri affetti. Avere una visione chiara è fondamentale. Quindi, che visione avete di voi stessi da qui a 5 anni, 10 anni? Lo so che sono cose toste, ragazzi, signore e signori, lo so che sono argomenti complessi. È fastidioso anche parlare di queste cose perché vi sentite magari a disagio. Vi sentite in difficoltà, però dovete prima o poi affrontare questi discorsi. Dovete avere una visione di quello che cavolo volete diventare da qui a 5 anni. Tiriamo avanti, quante volte l'ho sentito, vedete? Dice Chiara, mi hanno ucciso il cervello fin da piccola. ma Chiara, tu sei forte, eh? Tu sei un treno, Chiara, quindi tu ce la farai, sei una che raggiungerà grandi successi e grandi traguardi, quindi credi in te stessa, non smettere mai di credere in te stessa perché sei un treno e non ti ferma nessuno. Ciao Marco, ciao Miriam, buongiorno a voi. Ok, dovete avere la visione, quindi sceglietevi un mentore che vi ispira dal punto di vista della visione. Qui sempre su Facebook, tutto a posto. Ok. Terzo mentore che dovete avere, che è molto importante, è il mentore, e ve lo dovete scegliere con molta attenzione, il mentore sul metodo di lavoro. Voi dovete avere un mentore, non due,
non dovete fare 2-2-2, c'è un motivo del perché vi ho detto 1-1-1, perché altrimenti entrate in confusione. Io vi do delle indicazioni per non fare confusione, per farvi lavorare sereni e tranquilli, però mettetele in pratica queste cose che vi insegno, ok? Terzo mentore va trovato sul metodo. Quando vi scegliete il mentore sul metodo, che non deve essere un mentore cazzone, abbiate pazienza, che fattura 3 euro al mese, che fa network da un anno e ancora non ha avuto questi grandi risultati. Un mentore che ha migliaia di persone in squadra, che ha già fatto, già avuto successo, ha già realizzato tante cose, magari si è già comprato una casa, una macchina che desiderate, cioè, perché poi il metodo, un bravo mentore sul metodo deve anche saper portare risultati. Cioè, è così, ragazzi. Cioè, bisogna poi guardare in faccia anche la realtà. Magari uno vi piace, che vedete come lavora, dico, ah, però è un buon metodo, però poi non porta risultati. Cioè, 5 persone in squadra, non è il mentore da seguire sul metodo. Un mentore bravo sul metodo ha generato decine di qualificati a migliaia di distributori, quindi sceglietevelo con molta attenzione. Perché vi sto parlando del mentore sul metodo di lavoro? Perché tanto nel network marketing, all'inizio, come durante il percorso, voi vi scontrerete con tantissime tipologie di persone che tutti quanti sembreranno, no, che sanno, che conoscono il metodo, che sanno come si lavora, quello dice la sua, quell'altro tenta di ritoccare il metodo del leader, quello mette bocca sul diamante, sul president, sul leader di zona che ha già fatto, avuto successo perché è egocentrico, quindi gli tocca un po' il metodo, vabbè adesso facciamo un po' così. È sbagliato, è mortale, sono errori mortali questi, non lo dovete fare. Non sto scherzando, ragazzi, queste sono cose troppo delicate. Se sbagliate a scegliervi un mentore sul metodo di lavoro, voi siete delle persone finite. Voi non raggiungerete mai e poi mai il successo, perché il metodo è proprio troppo importante. Sbagliare il metodo di lavoro e non rendersene neanche conto vuol dire, cioè, non lo so, se esiste una cosa più grave di questa, un giorno ve la dirò. Cioè, è devastante, perché voi stessi che pensate di seguire la persona giusta iniziate pure a duplicarla a tutti i vostri distributori, a tutte le vostre downline, a tutti i vostri collaboratori, e quindi duplicate merda a tutti gli altri. Gli altri che hanno fiducia in voi e che vi seguono credono in voi e non ce la fanno poi ad avere successo neanche loro, perché voi che siete i mentori davanti a loro avete sbagliato a seguire il mentore, cioè, avete capito che cavolo di disastro totale può succedere? Cioè, è una concatenazione di problemi e di duplicazioni sbagliate, di robe, e non raggiungerete mai il successo voi e manderete incontro. Cioè, è come andare sulla E45, vi faccio questa, vi regalo questa immagine. Immaginate voi, sbagliare il mentore sul metodo è come andare in bicicletta contromano sulla E45 mentre un camion vi sta venendo addosso che porta letame e vi sta facendo i fari così, oh, ti devi levare, guarda che sto arrivando. E voi siete lì con la vostra bicicletta che no, il mentore, provate a immaginare questa situazione, che fine fate? Cioè, è devastante. Io non a caso ho sempre menato tantissimo sul metodo. Io sono uno dei più rigidi in assoluto. Non a caso pure i videocorsi che lancio non sono... Alcuni ci sto mettendo un botto per lanciarli, perché li devo fare perfetti, devo dirvi le cose perfette. Cioè, perché è metodo di lavoro, sono informazioni che voi duplicate, non potete permettervi di passare informazioni sbagliate alle persone che stanno lì magari ad ascoltarvi. Cioè, la gente che vi ascolta vi mette in mano la sua vita, vi mette in mano la loro vita. C'è ancora strascichi di influenze varie, sfarfallo anche nel parlare. Le persone vi mettono in mano la loro vita. Voi dovete fare attenzione a quello che gli duplicate, soprattutto dal punto di vista del metodo. Il metodo deve essere uno. Non possono essere due metodi,
Non possono essere due metodi, il metodo deve essere uno, uno e soltanto uno, e deve essere di un mentore che ha le palle chiodate sotto, perché altrimenti fate la fine di coppe quando regna bastoni, ve lo dico sempre, quindi evitate di seguire ominidi, evitate di seguire brutti failman patentati e fake mentor guru da 68 figure a day e poi non sanno manco loro quello che devono fare online, che si ritrovano a contattare sempre e soltanto distributori di altre reti perché non ce la fanno a lavorare, perché all'inizio magari no, che magari uno lascia l'azienda di qua e di là, ci sta, fa parte del business contattarsi, fare di qua e di là, però a una certa, dopo un anno e mezzo, due anni, continuare a stare a lì in mezzo alla lista nomi delle altre reti di qua e di là vuol dire che non hai un metodo di lavoro, che sei un fallito, cioè abbiate pazienza, che non sai come si lavora e non sai come sponsorizzare nuovi distributori, quindi fate attenzione. Ti conosciamo da 6 anni, sei un maniaco della perfezione. Ciao Annalisa, buongiorno, grazie di questo tuo feedback sulla mia malattia della perfezione. Sì, è vero, sono un perfezionista, so bene però che devo cioè essere perfezionisti fino a un certo punto. Io mi autodisciplino da solo, vedete, anche sul fatto di lanciare videocorsi, lanciarmi col blog. Sì, ci ho pensato, mi sono preparato prima di lanciare il blog, in realtà 6 mesi di studio intensivo, anche solo prima di comprare un hosting, ok? Però, insomma, a una certa mi sono lanciato, ed è la stessa identica cosa che dovete fare anche voi. Quindi il perfezionismo sì, ma fino a un certo punto, insomma. Questo me lo dico per me stesso, in modo molto egoistico, qui in diretta, perché è giusto che io mi dico queste cose, così il mio inconscio le registra e mi do una calmata, ok? Perché sono troppo perfezionista a volte e mi irrito, soprattutto sugli eventi. Non parliamo poi degli... Per me gli eventi fatti a metà con oratori scrausi, buttati su così tanto per, cioè persone non vestite come si deve, che si presentano con i jeans strappati sul palco, tutte ste cazzate, queste cose abominevoli, che ne ho viste non si sa quante queste cose, persone che vanno sul palco con i jeans strappati, che vogliono fare i leader a One Us Games, mi viene l'urtica, cioè mamma mia, mi sta salendo la tachicardia solo a parlarne, meglio che smetto. Ciao Roberto, buongiorno, ciao a tutti, ciao Maria Teresa, buongiorno, tu per me sei tutti e tre i mentori, non vedo l'ora di tornare a Roma. Ciao Alessandro, grazie. Però mi raccomando, vedete, no, un leader, un'altra cosa, un bravo leader non deve abusare del suo potere. Io so perfettamente che quello che sto dicendo, tutte queste dirette le carico sul canale YouTube, saranno viste da migliaia di persone, sta roba che dico, ok? Proprio per questo le dico in un certo modo. Cioè, Alessandro mi ha detto, tu per me sei tutti e tre i mentori menzionati, va benissimo. Chiaro, io sono un fenomeno, questo è scontato, però a parte questa cosa, che ovviamente tutti sapete, no? Io sono un fenomeno di qua e di là, però è chiaro che parte le minchiate, anche tu Alessandro devi sceglierti, devi analizzare bene questa cosa che hai detto. Cioè analizza, se qualcuno dice ma io voglio seguire solo questo qui, come ha fatto adesso Alessandro, riflettici però bene, io ti do la visione sul futuro al 100% come la vuoi, la motivazione, l'ispirazione, il metodo, te le do tutte e tre queste cose, ci devi pensare bene, ci devi pensare bene, dovete pensarci bene, ok? Molto importante, io adesso potrei, non potevo farvi la scenetta adesso in diretta, ah sì, Alessandro mi ha detto che io sono tutti e tre, vedete ragazzi? Eh sì ragazzi, oh, grazie Alessandro, facevo finta di niente, no? Andavo avanti,
così tutti quanti avevate sentito che Alessandro mi aveva detto che io sono tutti e tre i mentori, quindi forte, ego, grande. Invece no, mi sono fermato, cerco di farlo ragionare ugualmente. È chiaro che se per Alessandro io sono tutti e tre, a me fa piacere, ragazzi, ma non devo pensare al mio piacere in modo egoistico, devo pensare al futuro di Alessandro. Quindi devo essere un leader responsabile, che gli duplica e gli dice cose responsabili, serie, che gli servono a lui e non a me. Avete agganciato? Questa è la reale umiltà, ragazzi, da farle in diretta queste cose. Queste sono cose umili, di umiltà vera, che uno fa, l'ego se lo ficca su per il. No, come tutti questi falsi leader che girano in Italia e fanno tutti gli umili, si fanno vedere sempre pace e amore su Facebook, mai una parola fuori posto, mai un cazzo, perché no, non si può dire cazzo, perché no, io sono leader peace and love, e quindi ragazzi, cioè mai una parola fuori posto, e poi dietro le quinte sono tutti dei vampiri che stanno lì, ah sì, voglio primeggiare il mio ego che esce fuori, perché tanto so così. Non vi fate prendere per il culo. Io purtroppo vi dico le cose in faccia, lo sapete, nel bene e nel male mi faccio vedere per quello che sono, in modo trasparente, non vi prendo per il culo e vi dico sta roba qui. Poi cercate però di mettere in pratica le cose che vi dico. Avete chiaro il discorso anche del mentore sul metodo? Il metodo è vitale, se sbagliate il metodo, duplicate merda, moriamo tutti, ragazzi. Cioè, il metodo del lavoro, cioè, è devastante. Cioè, troppo delicato, ok? Non a caso poi alcuni mollano e parlano male del settore. E te sì, certo, dice Matteo, che molti mollano e poi parlano male del settore per questo. Ti credo, già ci vuole un certo impegno. Se poi vengono duplicate cose che non portano risultati una volta applicate, peggio di peggio, è giusto. E cioè, hanno ragione questi ad essere demotivati, hanno seguito purtroppo persone, leader irresponsabili che gli hanno duplicato merda e quindi di conseguenza non hanno avuto successo. Poi il network è una truffa, cominciamo con le piramidi, giustamente vinte sempre sul mio blog, perché ovviamente sto sempre prima pagina a commentarmi, a dirmi il network a me, ma che dici di Gasparro, idiota, come molti ominidi che vengono su YouTube a insultarmi. Cioè, com'è quella pubblicità che stanno facendo ultimamente ai love hater, tipo tutte le compagnie di bibite gassate che stanno facendo questa campagna contro gli hater, l'avete vista pure voi sta roba, tipo l'hashtag I love hater, tipo sta roba così. Dal mio laboratorio auguro una buona domenica da... Ciao Andy, ciao, il tuo sfondo col wake up call di Alfione. Tra l'altro uno dei nostri, Willy, che non penso proprio sia in diretta adesso, sta pure lui al wake up. Raffaele Del Bosco. È una vera arte fare gli eventi con metodo. L'ho imparato da te. Grazie Raffaele. Grazie. Sì, porca vacca, vedi, quando mi dite queste cose poi mi motivo ancora di più, magari... Il corsettino sugli eventi magari lo tiro fuori prima. Vedete, mi spronate anche voi. Ciao Arben, buongiorno. Bravi che vedo che state taggando tutti quanti. Ok? Quindi avete agganciato il discorso? È veramente molto importante comprendere tutte queste cose. Quindi io adesso mi bevo un po' di tè, vi lascio un giro di orologio, eventualmente, perché velocizziamo, per farmi delle domande, domande e risposta, vedo che le fate anche durante, io poi risalgo su a leggerle. Ah, tra l'altro, se a volte, quindi se avete da fare domande fatele, se a volte mi perdo, tipo che non leggo qualche cosa che scrivete, qualche domanda, cioè raga, è normale, io poi quando sto così vi parlo, viaggio molto con la testa, mi vengono da fare un sacco di cose, di dirvi tante cose nel giusto modo, quindi a volte io so così, mi perdo i pezzi ogni tanto, devo fare cose con calma. Poi ragazzi, sono un uomo, gli uomini, cioè ragazzi, sono fatti così. Noi uomini, purtroppo, donne che state seguendo questa, gli uomini non riescono a fare due cose insieme. La verità, la donna
è un essere nettamente superiore rispetto all'uomo, perché riescono a fare le donne 5.000 cose insieme. L'uomo ominide di base riesce a fare una cosa. Tipo, io adesso bevo questa cosa. Se io adesso mi stavo facendo un discorso di qua e di là e mi metto a bere da seduto, col corpo seduto così, è capace che mi intrippo, mi perdo e poi inizio a parlare di tutt'altro. Non ce la faccio a fare due cose insieme. Cioè, non, parlatene apertamente del vostro problema di essere a volte un po' ominidi. Si cresce anche da questo punto di vista, signori. Avete capito? Fatevi rassicurare. Da Di Gasparro. Ciao Miriam, posso farti una domanda su un argomento non inerente al tema della live? Sì, fatelo. Anche perché io poi, se vedo che non escono domande, perché non sempre ci sono delle domande su tutti gli argomenti che tratto, se vedo che non ci sono domande inerenti all'argomento, possiamo anche spaziare un attimo e andare in altri lidi nel mondo del network insieme. Quindi fate pure tutte le domande che volete. Come rispondere agli attacchi che ci vengono fatti sui social? Porco due. Ragazzi, bella domanda. Allora, in realtà, Veronica, buongiorno, t'ho sgamato. Ti sei connessa adesso, Veronica? Caporuscio, ti ho vista adesso. Buongiorno. Allora, come rispondere agli attacchi che ci vengono fatti sui social? È molto difficile innanzitutto gestire ogni volta l'emozione che viene scatenata da questi ominidi che ci insultano, che ci vengono addosso. Voi dovete mettervi, possibilmente, per quanto vi è possibile, nei panni di un uomo già ricco, milionario, di qua e di là. Il Grant Cardone di turno, il Roberto Re di turno, l'Alfione Bardolla di turno, il Cerè di turno, si metterebbero a perdere tempo? Oddio, Roberto Re è uno di quelli che mi fa ammazzare di più, perché ogni tanto lo vedo che si prende per il culo qualcuno online. Però, in linea di massima, questi qui, questi personaggi già milionari che hanno tante cose da fare, non si mettono a perdere tempo online dietro a questi soggetti che devono per forza riversare i loro liquami interiori addosso agli altri, perché sennò poi non riescono a vivere sereni. Cioè, questi qui non gli rispondono. Quindi come rispondere agli attacchi? Un modo eccellente per rispondere agli attacchi è non rispondere. Vi sembrerà un po' assurda questa cosa che vi ho detto, però a volte è meglio fare così. Cioè, anch'io, ragazzi, ultimamente ho visto, è venuto uno sul mio profilo personale, perché su di me poi li beccate sempre questi, poi io ho un carattere specifico, vabbè, che mi attiro anche delle cose, però sia sull'una delle ultime live che ho fatto, sul mio profilo social, il post che ho fatto, sono venuti dei rompicoglioni e hanno detto: sì, vabbè, ma tu parli, però non dici niente, sei un fuffone, mi hanno detto delle cose. Io non mi sono messo lì neanche a rispondergli a questi. L'ho letto, vabbè, insultami, pazienza. Cioè, non... bocca al lupo, cioè, ho altro da fare, che è la verità. Poi è chiaro che, attenzione Miriam, se uno... Oddio, in realtà io trovo quasi impossibile che qualcuno ti venga ad insultare a te, Miriam, che sei proprio... cioè, ci vuole coraggio a vederti. Chi ti viene ad insultare a te con l'atteggiamento che hai? Però, qualora dovesse esserci una persona, questo vale per tutti, che magari arriva sul vostro profilo, sulla vostra fanpage, che addirittura vi infama troppo pubblicamente, dice delle cose sul vostro conto proprio sbagliate, vi chiama truffatore, vi calunnia, che ne so, in un modo piuttosto che in un altro, fa dichiarazioni sbagliate o false sul vostro conto, addirittura tentando pure di far vedere delle cose perché io so che lui ha truffato quello, un esempio assurdo, queste persone dovete sapere che sono perseguibili. Io per esempio mi sto affidando a un mio studio legale di Roma, al momento non faccio pubblicità di questa cosa, lo studio legale a cui mi rivolgo è esperto in copyright, tutta sta roba qui, insulti online,
che succede? Praticamente, cioè, se c'è qualcuno che mi infama in modo troppo violento di qua e di là, io faccio lo screen, voi potete fare lo screen di quella persona, mandate lo screen allo studio legale specializzato nel purgare questi soggetti online, e se loro si rendono conto che ci sono delle possibilità di penetrare la persona in tutti i sensi, ok, dal punto di vista legale, si muovono e quindi vengono purgati e potete chiedergli danni. Si possono chiedere dei danni e possono pagare 500 euro, 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro. Cioè, c'è gente che ci va avanti, proprio ci fa business su sta roba. Forse non so se potevo dirvela però sta cosa, perché poi magari collegate, non lo so. Stavo pensando ad altro, perché non mi ricordo che cosa mi aveva detto. Vabbè. Vabbè, comunque ci sono personaggi famosi che ci hanno fatto un vero e proprio business su questa cosa, aspettano gli haters che arrivano, che insultano, per chiedergli danni e prendersi ogni volta 500-1000 euro da ogni persona che insulta online. Cioè, online, raga, non potete insultare liberamente chiunque o dire che quello è un truffatore, vi inchiappettano. Se beccate quello sbagliato, vi tolgono un bel po' di soldi e fate pure una brutta figura perché venite pure sputtanati online. Cioè, ci sono dei requisiti base per riconoscere un buon mentore? Assolutamente sì, Raffaele. I requisiti base del buon mentore sono, punto numero uno, i risultati effettivi. Risultati effettivi. Se il tuo mentore non ha risultati effettivi di livello, entriamo un po' più nel profondo, se non ha risultati effettivi di livello, perché il risultato effettivo in effetti può essere anche 2000 euro di fatturato in un mese, ma quello non può essere un mentore da seguire per la vita. Risultati effettivi di livello. Quindi andiamo dai 100.000 euro di fatturato mensile a salire. Il minimo indispensabile è quello, ok? È chiaro che non è un mentore da seguire, quindi i risultati di livello sono un buon parametro. È una buona cosa. È un buon requisito per identificare il giusto mentore, questo sicuramente. Non mi hanno mai dato della truffatrice finora, ma attacchi del tipo che con network freghi le persone, parli di successo, ma chi ha successo non lo dice. Ah, mamma mia, cosa ha detto Miriam adesso? Mamma. Ve la rileggo, ragazzi, sta roba, mamma mia quanto è importante. Vabbè, non mi hanno dato la truffatrice, questo è positivo. Ma attacchi del tipo che col network freghi le persone. Se loro parlano in modo generico, ma con network io ho sentito che si fregano le persone, non potete denunciarli, bloccateli. Se questi vi rompono le palle, ledono la vostra immagine, vi creano dei problemi, ok, troppi problemi, bloccateli, basta, è morta lì, perché sennò è un casino. Questi di solito non si fermano neanche, quindi se vi parlano in modo generico non possono essere attaccati assolutamente in modo legale, non possono essere attaccati da un ufficio legale, e quindi vi attaccate al tram, e la cosa ideale è quella di bloccarli, assolutamente. Parli di successo, ma chi ha successo non lo dice. Questa è proprio la mentalità, l'eccellenza dell'umanesimo italiano. Chi ha successo non lo dice. E qui entrano in gioco i falsi miti sull'umiltà, sul modo di essere. Chi fa beneficenza non lo dice. Ragà, basta con queste credenze limitanti, distruttive, che vanno proprio ad incrementare l'umanesimo italiano. Oggi il mondo ha bisogno di esempi. Per quello, se fate beneficenza, per esempio, ditelo. Basta rimanere negli angoli. In questo mondo freddo, così insensibile, dove tutto sta andando a puttane per certi versi, a livello di plastica, ambiente, cose, fate delle buone azioni, fatevi vedere, ditelo, magari si ispira qualcuno, non rimanete nell'ombra. Chi ha successo non lo dice. Chi, secondo te?
è la persona che potrebbe, secondo i tuoi canoni, avere successo e poi questo non dovrebbe di niente. Fammi vedere chi è questa persona qui. Magari iniziano a tirarvi fuori il panettiere che fattura tanto o l'edicolante che è riuscito ad avere successo vendendo giornali. Ma non esiste solo quel tipo di successo. E questo gli ominidi non lo capiscono. Esiste un altro tipo di successo che magari viene tirato fuori, viene tirato fuori dai networker di successo, che sono un'altra categoria, dagli imprenditori milionari, dagli investitori, che ne so, fanno. Ci sono tante tipologie di successo e quelli lì, quando lo dicono, che poi infatti quelli ricchi che lo dicono vengono additati, no? Ma merda, ma i ricchi, i veri ricchi non lo dicono, tutte queste credenze limitanti, no? Tutte queste idiozie. Quelli lì, alla fine, lo dicono per motivi specifici. Cioè, dietro tutta sta roba qui, a volte, ci sono anche cause tipo marketing. Cioè, io parlo dei miei risultati, dico le mie cose per questioni di marketing. Cioè, se voi pensateci un attimo, se voi volete avere successo in una cosa, volete diventare bravi in una cosa e lo diventate, ma non lo dite a nessuno, come fate a diventarlo, poi ad avere successo di qua e di là? Che ci fate che lo sapete soltanto voi e il vostro muro di casa che voi siete bravi a fare una cosa? Dovete iniziare a dirlo, dovete iniziare a parlare di queste cose, dovete iniziare a esternare tutto quello che sapete di qua e di là per avere un reale successo magari a livello nazionale, internazionale, di qua e di là. Ma questi ominidi non lo capiscono. E allora appena sentono un settore diverso, uno che ha successo in una cosa diversa che magari non conoscono, ma chi ha successo non lo dice, e cominciano con tutte ste cazzate. Quindi dovete purtroppo accettarli perché sono degli ominidi, questa è la verità. E basta, e dovete farvene una ragione, se vi rompono troppo le palle, li bloccate, morta lì e a posto. Questo dovete fare, raga, c'è poco da stare a girarci intorno, a chissà pensare cosa. Avete capito? È molto importante, va bene ragazzi? Quindi io ho cercato di dirvelo poi in tutte le salse, ogni volta spazio da una cosa all'altra per cercare di arrivarvi in tutti i modi, ok? Però spero di essermi spiegato bene, è questo, va bene? Dai, vedo che non ci sono ulteriori domande, io mi bevo il tè, come vedete non riesco a fare ancora due cose insieme, me lo bevo adesso che finiamo, perché ragazzi questa è la verità di Gasparro, questo è quanto, ma tanto sono figo lo stesso, sono comunque il numero uno con il blog di Network Marketing, ragazzi questo è quanto, sono comunque Riccardo Di Gasparro, quindi attaccatevi tutti hater che mi seguite e che mi venite a vedere dopo in differita, ok? Perfetto, grazie mille, ricordazione sui consigli. Sono contento. Va bene, dai, buona domenica a tutti, ragazzi. Bando alle ciance. Adesso, signori e signori, cliccate like, condividete, non fate i tirchi, registratevi al canale YouTube se non vi siete registrati, controllate Planet di Gasparro sul blog, corsi, cose. Ricordate che devo pagare tante bollette, sono povero, ho bisogno di assistenza sociale da parte vostra, quindi comprate un po' di videocorsi che non ce la faccio più a pagare le bollette dell'Enel e datemi una mano, sono povero, ok? Ciao ragazzi, buona domenica a tutti, ciao ciao ciao.